E finalmente cominciamo un'altra partita di Victoria. L'occasione è l'uscita di Colossus of the South, DLC che va a dettagliare le regioni, le nazioni del Sud America. Oggi giocheremo con il Brasile, la potenza più grossa della regione, che parte già in guerra, ma vedremo i dettagli politici tra un momento. Purtroppo stiamo giocando ancora in inglese perché la mod che traduce in italiano il gioco non funziona bene con l'attuale versione, ovvero la versione del primo anno. Aspetteremo ancora qualche, spero, settimana per l'uscita della versione aggiornata della mod eccezionale che traduce il gioco in italiano. Comunque, cominciamo a dare un'occhiata alle regole. Ho più o meno tutto su default. Lascio ai capitalisti la gestione di quello che vogliono costruire in autonomia. È una modifica che c'è stata nel corso dell'anno. E poi c'è questo punto qua, che è il Pop Consolidation. Lo lasciamo su Moderate. Questo spero vada a risolvere il problema di lag pesante che c'è nella parte che abbiamo già visto nella parte finale del gioco. Ok, queste sono le impostazioni, applichiamo e partiamo col nostro Brasile. Eccoci qua, siamo già in guerra, è la Ragamuffin War, una sorta di guerra civile, se ho ben capito la traduzione dallo spagnolo. Logicamente Ragamuffin non è spagnolo ma inglese. Ma dal nome spagnolo della guerra dovrebbe essere la guerra degli straccioni, una sorta di guerra civile di queste due regioni che stiamo andando a sedare. Cominciamo con un po' di ricerca. Penso potrebbe essere molto interessante ragionare sull'Atmospheric Engine. Perfetto, dopodiché i nostri problemi fondamentali, organizzazione, standard di vita bassi, ma anche perché se andiamo a guardare la popolazione, abbiamo un buon 20% di schiavi. Il problema degli schiavi che dovremmo andare a risolvere abbastanza rapidamente mentre avviamo il gioco. Abbiamo un altro problema, che siamo un governo illegittimo perché siamo un imperatore dell'intelligenza, con un governo monocolore dell'intelligenza. Possiamo fare varie cose per provare a riformare il governo, ma nessuna combinazione ci permetterebbe di tenere al governo l'intelligenza. Quindi quello che vorrei cominciare a fare è cercare di migliorare la nostra fazione, almeno per uscire da questo illegitimate government. Con il governo illegittimo cosa succede? Sostanzialmente non possiamo varare leggi, quindi la prima legge che vorremmo fare con l'intelligenza sarebbe abolire la schiavitù, cosa che non possiamo fare, logicamente. Allora, vediamo un po' che altro abbiamo. Abbiamo costo della carta molto alta, quindi lo importiamo. No, in realtà non lo importiamo perché vedo che i costi sono tutti altissimi. Sembra strano, però. Magari deve un po' riorganizzarsi questo mercato. Nel mentre noi cerchiamo di costruire un po' di miniere di ferro che ci serviranno per migliorare la produzione. Abbiamo visto che molte delle regioni, dicevo, molte delle regioni hanno problemi di collegamenti a questo punto. Quello era un primo evento per la schiavitù. Che interessa sostanzialmente un altro grosso problema, che è la gestione dei rapporti con la Bolivia. E mentre appunto dicevamo c'è una guerra in corso, possiamo anche
Ah no, no, stiamo perdendo, stavano attaccando loro. Ottimo, continuiamo malissimo. Dal punto di vista della nostra legittimità a governare. Allora, appunto, abbiamo messo miniere di metallo un po' ovunque. Potremmo provare a migliorare questo, ma questo ci darebbe subito uno shortage e non abbiamo neanche abbastanza qualifiche per questo tipo di strutture. Probabilmente ci servono un po' di scuole, scuole che potremmo andare a costruire. Università. Espandiamo le università dove ci sono. Mettiamone anche qualcuna rapidamente in cima. Ok, vediamo se adesso. Ah no, questa è l'importazione, perfetto. Cominciamo a importare un po' di carta. Questo dovrebbe ri risolvere questo problema. Ok, abbiamo naturalmente il problema del market access, che potremmo cominciare ad andare a mitigare andando a intervenire regionalmente. Mazza del Mato Grosso. Con i nostri decreti stiamo nel mentre perdendo lo status di alto livello. Allora, il peggio è Rio Grande Norte e Minas. Ok, cominciamo a espandere qua. Vediamo se migliora. Ok, nel mentre abbiamo fatto già capitolare la prima nazione sud, questa appunto è la Ragamuffin War. Ci manca solo il Graupara. E comunque sta venendo conquistato proprio in questo istante. Oh. In realtà stiamo un po' perdendo qualcosa qua. Che strano. Normalmente questa guerra va abbastanza col pilota automatico e invece. A questo giro. È successo qualcosa? Ok, non penso di poter creare un granché di unità nel mentre.
Ok, mandiamo le altre unità al fronte, vediamo se migliora la situazione. No, questa è la marina, quindi non c'entra nulla. Sono 15 unità. Che stanno andando, sono appena arrivati su questo fronte, si stanno già spostando sull'altro. Per qualche ragione. Oh, qui finalmente abbiamo ricominciato forse a vincere. Ok. Doveva essere una passeggiata questa guerra e non lo sta. Non lo sta, non lo è. Ok, a questo punto forse con le nuove truppe dovremmo essere riusciti a ribaltare la situazione. Nel mentre, conto economico va ancora tutto abbastanza bene. Ci manca navi, ci manca un po' tutto da quel punto di vista lì. Ok, abbiamo liberato la nostra prima regione occupata. E adesso dovremmo essere in ballo a cominciare a occupare i territori ribelli. La nuova interfaccia di guerra non la capisco, la capisco ancora meno, ma sembra che comunque, ok, a questo punto la guerra sta andando nel senso giusto. Stiamo finalmente cominciando a passarli come uno schiacciasassi, nonostante le perdite di questo primo passaggio. Purtroppo avremo di sicuro qualche conseguenza in più su chi c'è morto, su chi è rimasto ferito. Le guerre in questo gioco sono sempre devastanti, che si vinca o che si perda, come nella realtà. Infatti, bisognerebbe cercare di evitarle, come nella realtà. Lo so che molti giocano ai giochi Paradox con l'idea di pitturare la mappa sulla punta delle baionette, ma Victoria è un simu pragmatico simulatore politico-economico. E se si possono evitare le guerre, è certamente cosa buona. Allora, qui sostanzialmente queste unità sono state accerchiate in questo territorio occupato. Siamo tutti in negativo, ma dovremmo essere vicini alla fine del conflitto. Sono irregolari e fanterie di linea, sostanzialmente proprio ribelli. Il comandante è Manuel Lopez. E dopo sostanzialmente l'occupazione di tutta la regione, stiamo ridirigendo tutte le truppe. Di sicuro questo movimento delle truppe è, penso sia una novità di questa ultima patch della risistemazione dei
Sistemi di fronte di guerra. Anche questo dovrebbe essere la fine, e infatti sono caduto. Annettiamo, ne abbiamo sostanzialmente concluso la questione. Allora, il nostro governo è la cosa più illegittima che esista. Non penso ci sia un sistema di miglioramento e riforma che ci permetta, facciamo una prova, se facciamo entrare i landowner non migliora, se facciamo entrare i cattolici ok, potremmo confermare con questa. Ok, questo dovrebbe darci un minimo di governo. Leviamo questa rotta commerciale e vediamo se possiamo effettivamente andare a gestire la questione della schiavitù. Andiamo a vedere il quadro politico. A questo punto dovremmo avere legittimità per una riforma con questo nostro nuovo governo. E infatti possiamo provare, abbiamo solo un 7%, con un 39% al contrario. Proviamoci. Ci costa nulla. Le riforme sono sempre complicate. Abbiamo Francesco Sabino che vuole una repubblica parlamentare. I landowner sono naturalmente contrari. E abbiamo un bel tentativo di rivoluzione, ancora al 0% per il momento. Allora, proviamo a passare agli Iron Frame, vediamo se sì, questo ci mette ancora in condizione di essere assolutamente sotto dal punto di vista del metallo. Allora no, continuiamo a stare sui Wooden. Vediamo cosa intanto stanno facendo i nostri privati, baleniere e navi. Ok. Penso serviranno anche strumenti, cominciamo a fare le nostre classiche fabbriche di strumenti che, sapete, sono sempre una delle basi di tutto quello che si fa, gli strumenti. Ok. Noi lasciamogli raggiungere il checkpoint. Ho paura che non riusciremo in questa fase, nonostante il nostro governo più o meno legittimo.
siamo già al 25%, teniamocelo per il momento. Vediamo cosa succede. Nel caso a un certo punto smolliamo la riforma. È incredibile come appunto effettivamente qui il sistema è un po' cambiato. Un anno fa nella versione diciamo vanilla, appena si provava a fare una riforma, sostanzialmente girava a vuoto per un po' e prima o poi con un po' di fortuna la riforma passava comunque. Qua invece la resistenza è alta. La resistenza dei proprietari terrieri all'abolizione della schiavitù è comprensibilmente alta nel 1837. E purtroppo mi sa che dovremo annunciare che ci teniamo la schiavitù ancora per un po'. E nel mentre, comunque, la nostra nazione sta funzionando, sta anche funzionando abbastanza bene e sono abbastanza soddisfatto di questo primo episodio dove siamo riusciti almeno a risolvere la questione della guerra e cominciare a mettere giù qualche impostazione per come dovrebbe girare la nostra nazione. Probabilmente ci sarà ancora molto da fare, probabilmente dovremo rimangiarci questo tentativo di riforma e dovremo ragionare anche cosa fare con la Bolivia e le altre nazioni circostanti. Se volete vedere tutti questi avvenimenti, collegatevi per il nuovo episodio e qual è il miglior modo per sapere quando uscirà il prossimo episodio, se non quello di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, i commenti sono naturalmente aperti, per ora è tutto e alla prossima!